Bentornati al nostro appuntamento settimanale con un aggiornamento sintetico dei mercati e delle notizie finanziarie della settimana appena passata. Questa è la rubrica per chi vuole tenersi sempre informato su investimenti, finanza e mercati finanziari. Questa è Buonanotte Mercati, ma vi dico tutto quello che è successo subito dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati su Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro amichevole risparmiatore ed investitore della porta accanto. Oggi, come ogni lunedì, Buonanotte Mercati vi dà un'analisi sintetica e veloce della settimana precedente. Come sempre parliamo di mercati, economia, finanza e notizie importanti che possono avere impattato gli investimenti, ma anche la nostra vita sociale. Come sempre ne parliamo in maniera distaccata, dando numeri e non sensazioni. Cominciamo. Fra le notizie più importanti della settimana, la prima è sicuramente che la Russia ha fatto quella che sembra un'inversione a U, in un ritardo di un default, poiché ha effettuato una serie di pagamenti di interessi scaduti in dollari sulle sue obbligazioni estere, nonostante in precedenza avesse dichiarato e promesso di pagare solo ed esclusivamente in rubli, finché le sue riserve fossero rimaste congelate. I 40 miliardi di dollari di obbligazioni internazionali della Russia sono diventati il fulcro di un gioco tra le sanzioni occidentali e le speculazioni su un default. Queste probabilmente riprenderanno in meno di 4 settimane, quando una licenza statunitense che consente a Mosca di effettuare appunto i pagamenti scadrà. Il Ministero delle Finanze russo ha dichiarato di essere riuscito a pagare 564,8 milioni di dollari di interessi su un Eurobond del 2022 e 84,4 milioni di dollari su un'altra obbligazione del 2042, entrambe pagate in dollari, la valuta specifica delle obbligazioni. Un alto funzionario statunitense ha confermato che Mosca ha effettuato il pagamento senza utilizzare le riserve congelate negli Stati Uniti d'America, aggiungendo che l'origine esatta dei fondi attualmente non è chiara. La seconda notizia della settimana è che l'attività industriale cinese si è contratta a un ritmo più sostenuto ad aprile, poiché i diffusi blocchi dovuti al Covid-19 hanno interrotto la produzione industriale e interrotto anche le catene di approvvigionamento, sollevando i timori di un forte rallentamento economico nel secondo trimestre, che peserà sicuramente sulla crescita globale. L'indice ufficiale degli acquisti del settore manifatturiero, il PMI, è sceso a 47,4 ad aprile dal 49,5 di marzo, in un secondo mese consecutivo di contrazione, ha affermato almeno sabato il National Bureau of Statistics, NBS. Era il livello più basso da febbraio 2020. La lettura del PMI principale, combinata con la compressione ancora più marcata dei servizi, ha offerto i primi indizi sulla performance di un'economia devastata dall'espansione del Covid, come una chiusura prolungata dell'hub commerciale di Shanghai. L'attività delle fabbriche si è ridotta al ritmo più rapido degli ultimi 26 mesi, secondo un'indagine Caixin sulle imprese private, con il nuovo indice degli ordini dell'esportazione che è sceso al minimo da giugno 2020, suggerendo un indebolimento in uno dei pochi punti luminosi dell'economia. La terza notizia è che gli azionisti di Activision Blizzard hanno approvato l'acquisizione di $95 per azione da parte di Microsoft, la società che durante l'assemblea speciale di giovedì è stata convocata per tale scopo. Oltre il 98% dei voti era in favore di questo accordo, afferma Activision. Il voto di grande sostegno dei nostri azionisti di oggi conferma la nostra convinzione condivisa che, insieme a Microsoft, saremo in una posizione ancora migliore per creare grande valore per i nostri giocatori, opportunità ancora maggiori per i nostri dipendenti e anche per continuare a concentrarci su diventare un esempio ispiratore di un luogo di lavoro accogliente, rispettoso ed inclusivo. Questo è quello che ha affermato il CEO Bobby Kotick. L'accordo dovrebbe concludersi durante l'anno fiscale, che Microsoft ha dichiarato essere quello che si chiuderà il 30 giugno 2023. Microsoft aveva raggiunto un accordo per quasi 69 miliardi di dollari per acquisire il produttore di videogiochi a gennaio. Andiamo a concentrarci su altro e sui numeri, come ogni settimana, che questa settimana hanno fatto un capitombolo soprattutto nell'ultima seduta, quella di venerdì 29 aprile 2022. Indice peggiore americano, quello del Russell 2000, che perde in questa settimana il meno 4% abbondante, Nasdaq che segue al di poco di sotto di questa soglia con un meno 3,93%. Comunque non scherzano neanche l'S&P 500 con un meno 3,27% e il Dow Jones Industrial Average che chiude con un meno 2,47%. Che settimana! Per quanto riguarda gli indici mondiali, continuano i problemi per lo Sri Lanka, problemi di cui abbiamo parlato in diverse puntate della rubrica, nazione che è sull'orlo di un default e che chiude appunto con un meno 6,28%, seguito dal WIG 20 polacco con un meno 5,88% e il PSI
Composite delle Filippine, che perde un meno 3,82%. Gli indici russi questa settimana recuperano parecchio terreno, con l'RST che chiude con un più 16,51%, mentre il MOEX sale del 9,54%. Seguono ad enorme distanza l'Hang Seng con un più 2,81% e il Tadawul al-Share dell'Arabia Saudita con un più 1,47%. Il nostro amato FTSE MIB si salva chiudendo a un meno 0,11%. Per quanto riguarda i settori migliori e peggiori del panorama statunitense, anche questa settimana di forti sofferenze, in tutti i settori ovviamente, quelli verde ci sono ma hanno avuto dei guadagni minimi. I settori peggiori sono quelli dell'auto che perde un meno 11,2% e quello dei media con un meno 10,8%. Amazon butta giù tutto il settore dell'online details con un meno 8%. Il settore del tabacco è quello che è il migliore della settimana con un più 2,9%, seguito dalla silvicoltura che si fa 3 settimane di fila in verde e che chiude questa settimana con un più 1,7%, e infine il farmaceutico con un più 1%. Passiamo al mondo cripto, che ad oggi sabato 30 aprile, giorno in cui sto registrando questo video, continua a seguire il mercato azionario assestandosi su prestazioni negative. Questa settimana il mercato perde il meno 7% nel suo complesso se si guarda il Total Crypto Index Stock Market, inclusivo di Bitcoin. Le due più grandi cripto, Bitcoin ed Ethereum, perdono rispettivamente il 2,3% il Bitcoin e il 4,3% Ethereum. Uno dei maggiori cali lo subisce Ripple con un meno 12,60%, che si aggiunge al meno 10% della settimana precedente. Near Protocol è quella fra le più grandi che perde di più con un meno 25,5%, ma anche Polygon con il meno 15,5% non scherza. Fra le migliori prestazioni da evidenziare Ape Coin, che aggiunge al più 35% della settimana precedente, un ulteriore più 44% di questa settimana che si è appena conclusa. E a dire la verità, fra le grandi è l'unica che guadagna, tutto il resto è sinceramente trascurabile. Bene, eccoci arrivati alla fine del mini aggiornamento dei mercati per la scorsa settimana. Dove ci porterà il futuro, i mercati e i rendimenti? Con questa rubrica che guarda al passato cerchiamo di capire cosa ci vogliono i mercati oggi e dove vogliono portarci domani. Spero che questo contenuto sia come sempre apprezzato e di gradimento, e se così fosse, per favore lascia un commento e un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube. Inoltre, se sei nuovo su questo canale, iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun contenuto successivo. Buonanotte mercati, torna lunedì prossimo come ogni lunedì, e noi invece ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!